Oggi un coniglio pieno di dolcezza. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e ho deciso di dedicare un po' di video a questo argomento. Quei video di riciclo, low cost, che vi piacciono tanto. Quei video semplici con cui si può fare veramente qualcosa di grande, ma soprattutto con cui si può esprimere un affetto che non deve essere quantificato con i soldi, ma deve essere quantificato con il tempo che si dedica alle persone. Prima di passare sul piano da lavoro, iscriviti se non lo hai ancora fatto per non perderti nessun video e vienimi a seguire sui miei altri profili social, TikTok, Instagram, Facebook, video tutti i giorni, 3 video tutti i giorni per intrattenerci con i temi dell'arte. E poi ti aspetto anche sui miei altri 2 canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, dove ogni sabato pubblico un video nuovo, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, dove ogni domenica prepariamo un manicaretto apposta per te. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere una Pasqua low cost come si fa. Ed eccoci pronti per il nostro lavoretto di Pasqua. Come prima cosa, una sagoma di un coniglietto. Ve la faccio trovare sulla pagina Facebook di Arte per Te, album Coniglietto Dondolino, e troverete quindi questa sagoma che potrete copiare o scaricare. Io vi consiglio di copiarla della grandezza che desiderate. Un pochino di carta abrasiva o vetrata, quello che vi ritrovate, ne serve proprio poca. Acrilico bianco e tamponcino o pennello. Colla a caldo e relativa stecca o una colla, qualunque, aceto vinilica, vinilica, quello che volete. Matita, pennarello acrilico bianco, taglia balze, un fiocchetto, se volete potete usare un fiocchetto dei colori pastello come questo per aggraziare la creazione. Io invece la voglio rustica, quindi userò dei lacci, uno panna così in cotone, e lo abbinerò a questo in spago. Un piattino per stemperare il colore e poi ci occorrerà qualcosa per chiudere il nostro coniglietto. Io userò queste chiusurine a strap adesive in velcro che compro alla Lidl, quando le vedo le vado comprando. Servono per la stoffa, ma io le uso per tutti i lavoretti di creatività e mi ci trovo benissimo, quindi ve le segnalo. Poi un cartoncino. Questi qui ondulati, proprio il cartone. Come vedete ho già disegnato una sagoma e poi naturalmente un pochino d'acqua. Come vedete ho già disegnato una sagoma senza di voi, ora ne disegno un'altra e voilà. E adesso ritaglio queste 2 sagomine. Non buttate il disavanzo di cartoncino, perché dal cartoncino dovrete anche creare i margini. Vi faccio vedere una cosa. Vedete, quando creerete le striscette, fate in modo che l'ondulamento del cartoncino dia righe orizzontali, così nel lato più corto, in modo che poi noi possiamo piegare con agevolezza questa striscia di cartoncino. Ma adesso andiamo a poco. Prima, con un buon tagliabalza, ritagliamo il nostro coniglietto. A questo punto abbiamo questi due vortici, li ho tagliati per una ragione specifica. Adesso prendiamo una sagomina. Non fate caso al fatto che il mio cartoncino all'interno è dorato, ma questi sono tutti gli scarti, è un lavoro di riciclo, quindi sono tutti gli scarti di lavorazione di Arte per Te che io poi utilizzo finché posso. Voilà. E faccio la seguente. Partendo, lascio libero questo pezzo, così, e partendo da qui vado ad agganciare tenendo fermo il mio coniglietto. Fisso e taglio la giuntura proprio sotto in modo che non si veda molto
una volta che il coniglietto è montato. Quindi l'aggiuntura delle strisce faccio in modo che arrivi sotto il coniglietto. E voilà. E lascio asciugare. Adesso inserisco l'altro pezzo. Ed elimino l'eccesso. Quindi prendo uno dei miei bottoncini adesivi, unisco la parte l'una parte all'altra in modo che venga messo proprio bene, metto un punto di colla qui dove voglio che aderisca e lo appiccico così. Poi metto un altro punto di colla sul pulsantino qui e tiro giù il cartoncino fino a farlo appiccicare e tengo fermo finché il tutto non è ben attaccato. Adesso metto la colla su tutto il bordo del cartone. Devo andare molto veloce in questo passaggio. E appiccico. Mentre tutto si sta asciugando, ok, elimino anche il disavanzo di linguetta che si creerà qui dove abbiamo messo il bottoncino, e quello che avremo sarà questo coniglietto. Già è pronto, si può dire, che si apre così, si carica e si chiude. E adesso dobbiamo innanzitutto, con una carta abrasiva o con una limetta, quello che avete, anche una limetta per unghie va benissimo, vedete? Bisogna semplicemente così carteggiare, smussare, rendere molto morbidi i margini. A questo punto bianco acrilico e tamponcino e cominciamo a divertirci. Bagno il mio tamponcino e comincio a sporcare tutto il coniglio lungo il suo perimetro, sia da una parte che dall'altra. Adesso prendo il nastrino, ho preso due capetti di spago sottile color corda e uno bianco. E comincio a strangolare, a girare attorno al coniglietto un paio di volte. Voilà! Arrivati a questo punto faccio un nodino. E con un punto di colla fisso tutto. Nel frattempo giro. Qui ho fatto una striscia bianca dove scriverò il ricordo della Pasqua e qui giù in fondo metto il pompon. Che carino! Mettiamo da parte un attimo e facciamo due piedini, un punto di colla al centro, ripieghiamo su se stesso e facciamo ben chiudere e facciamo due di questi e appiccico questi due piedini. E appiccico queste due staffette, una qui e una qui, vi faccio vedere, in modo da agevolare lo stare in piedi del mio coniglietto. Adesso farcisco il mio coniglio. Se volete fate la faccia, a me piace lasciarlo così, con le uova. Voilà, bello farcito e chiudo. Ed ecco qua il nostro coniglietto che sta anche in piedi, come vedete, quindi bellino come elemento decorativo, pronto per essere regalato per le nostre Pasque. E ora sul retro scrivo il messaggino per il mio figlietto.
Bene, spero che questo tutorial semplice semplice vi piaccia per regalare una Pasqua dolce e low cost ai vostri piccolini. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Visto che bello il nostro coniglietto, ma non è una favola. Quanto sarà costato, ragazzi, questo coniglio? 50 centesimi in tutto? Veramente ancora non ho scritto la frase per Enzo. Qui proprio voglio scrivere un ricordino, una frase augurale che sia solo per lui. E questo può essere fatto anche per diversificare i diversi coniglietti, qualora ne faceste più di uno, da lasciare in tutti gli angoli della casa. Un coniglio pieno di dolcezza, pieno di amore, ha pochissimo impatto ambientale. Se usate una colla vinilica è anche meglio, per essere proprio a impatto bassissimo sul pianeta. Ricordate che questi video servono anche a questo, per non sprecare, per riciclare e per rispettare l'ambiente, per dedicare un po' di tempo a chi ci vuole bene, a chi vogliamo bene, e dedicare un po' di tempo a noi stessi con un'attività creativa. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e andate a creare un intero esercito di conigli. Auguro a tutti una felice preparazione alla Pasqua. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Al prossimo video. Ciao!